e fai male. Molto male. Ma stai a scherzare? Ciao a tutti, ben ritrovati sul canale per questo nuovo video unboxing dedicato a un prodotto che avevo acquistato più di un mese fa. Finalmente ho avuto il tempo di preparare questo video unboxing. Si tratta dell'edizione della Vinegar Syndrome, spero di averlo pronunciato bene questa volta perché dicevo sempre Vinegar Syndrome, invece mi è stato fatto notare che la pronuncia era sbagliata. Vinegar Syndrome, dedicato alla Camel Keaton in Italy, collezione appunto a tre dischi con tre amarai dedicato ai tre film che la Keaton ha girato in Italia. Edizione quindi con tre amarai, di cui due film con audio italiano, uno purtroppo ha soltanto l'audio inglese. Adesso, scusate l'intrusione, diamo uno sguardo più da vicino a questo box. Bene, quindi iniziamo subito a dare un'occhiata a questo bel cofanetto dedicato alla Camel Keaton in Italy Collection della Vinegar. Edizione impreziosita da questo bel box cartonato, tipico appunto di questa etichetta americana. Diamo un'occhiata più da vicino all'artwork frontale con il faccione della Keaton. Qui abbiamo la costina con i tre titoli, Madeline, Tragic Ceremony, Sex of the Witch, che poi vedremo nel dettaglio anche con i titoli originali. Questa è l'altra costina con l'immagine, mentre sul retro abbiamo un altro artwork con il corpo seminudo della Keaton. Box che si apre in questa maniera, come esattamente si apre anche il box dedicato ai Forgotten Gialli, quindi abbiamo un cartoncino interno che contiene i tre amarai. Questa invece è l'immagine superiore, mentre l'immagine inferiore non c'è nulla. Comunque ripeto, un cartoncino molto rigido. E vediamo un po' le tre pellicole presenti. Questo invece è l'interno. Allora, sono ancora tutti da spacchettare. Di questi film ne ho visto solo uno in passato, vi dirò anche quale tra poco. Allora, iniziamo con il film Madeline. Questa è una pellicola girata nel 1975, quindi l'ultima delle tre pellicole girate in ordine non cronologico, perché sono tre film girati tra il 72 e il 75, quindi questo è del 75. Anatomia di un incubo, con Camille Keaton e Riccardo Salvino. Andiamo a spacchettarlo. Questo non l'ho mai visto. Ecco qua. Vediamo il cellophane. Allora, vediamo più da vicino l'artwork. Questo è praticamente l'unico dei tre film presenti in questo box che non ha la lingua italiana. Questo ha soltanto l'audio inglese. Vediamo un po' cosa ha al suo interno, quindi un nuovo scan restauro 4K dal negativo originale 35 mm. Come contenuti extra abbiamo il commento audio con l'attrice Camel Keaton e Art Ettinger. Poi abbiamo una nuova intervista con l'attrice Camel Keaton dal titolo Passport to Kill, ovviamente in lingua inglese. E poi abbiamo un altro extra in inglese con il critico Rachel Lisbeth. Poi abbiamo un Alternative Italian Burning Baby Sequence e il trailer originale più degli Still Gallery di Camel Keaton. E poi dovremmo avere, qui c'è specificato, Reversible Cover Artwork, quindi dovrebbe esserci anche l'artwork alternativo, ma secondo me è come con i Forgotten Gialli, dove semplicemente c'è un'immagine, non è una cover alternativa vera e propria. Pellicola girata appunto nel 75 dal regista Roberto Mauri. Oltre alla coppia Keaton-Salvino abbiamo anche Paola Senatore, Silvano Tranquilli e Per Maria Rossi. Formato video 2.35, come già detto abbiamo la traccia in mono e si può vedere tranquillamente anche con i nostri lettori, essendo region A, B e C. Apriamo un po'. Anzi no, bella sorpresa, abbiamo veramente le cover reversibili, quindi questa qui è l'altra cover disponibile. Lascio voi la scelta su quale dei due sia più
più bella. A me sembra più bella questa, infatti lascio questa. E quindi poi qui abbiamo il disco Blu-ray 1080p. Passiamo al prossimo disco. Questo invece è il primo film dei tre in ordine cronologico, perché è stato girato nel 1972. Questo è un film diretto dal grande Riccardo Freda. In inglese il film si chiama Tragic Ceremony. In italiano il titolo è molto più lungo, infatti si chiama Estratti dagli archivi segreti della polizia di una capitale europea. Un titolo davvero lunghissimo, come si usava ai tempi. Girato appunto nel 72 con protagonista l'attrice Keaton. Vediamo un po' sul retro cosa abbiamo. Anche qui nuovo scan restauro 2K dal negativo originale 35 mm. Qui invece il commento audio c'è, ma non con la Keaton, ma con lo storico Sam Dagan. Poi qui invece abbiamo un'intervista d'archivio, sempre con l'attrice Camille Keaton, dal titolo Camille's European Adventures. Poi abbiamo una still gallery con Camille Keaton e anche qui la cover reversibile. Come già detto è diretto da Riccardo Freda. Il cast comprende anche Tony Isbert, Massimo Valverde, Luigi Pistilli e Luciana Paluzzi. Questo comprende audio italiano, anzi comprende solo la traccia italiana con i sottotitoli facoltativi in inglese, quindi non c'è la traccia inglese. Anche questa region free, quindi A, B e C. Durata 87 minuti, formato video widescreen 1.85. Apriamo la Marai e vediamo subito l'artwork alternativo. Ecco qua, questo invece riprende, diciamo, l'artwork presente sul box. E qui devo dire invece che mi piace più questa artwork rispetto a questo, anche se qui troviamo questa semi-nudità dell'attrice. Però per adesso lasciamo tutto com'è. E passiamo adesso invece al terzo e ultimo film presente nel box, ovvero il film Sex of the Witch. Spacchettiamolo. Questo film invece sta nel mezzo per quanto riguarda l'anno di produzione, ovvero girato nel 1973, titolo originale Il sesso della strega. Protagonista, oltre alla Camille Keaton, anche Jessica Dublin e Susanna Levy. Avviciniamoci un po' per vedere per bene l'artwork di questo film. Anche qui ovviamente avremo poi l'artwork alternativo. Sono curioso di vedere come è fatto. Vediamo un pochino, anche questo new scan restored 2K dal negativo originale 35 mm. Abbiamo il commento audio invece con la storica, con lo storico Cat Ellinger. Trailer originale e la still gallery, non abbiamo nessuna intervista di questo film che è stato diretto da Angelo Pannacciò. Per quanto riguarda l'audio, anche in questo caso abbiamo solamente la traccia italiana, non c'è la traccia inglese, ci sono soltanto i sottotitoli ma facoltativi. Per quanto riguarda il formato video 2.35, audio in mono e quindi niente, anche questo region free. Vediamo velocemente l'artwork alternativo. Ecco qua, Sex of the Witch. Quindi a differenza tipo della Arrow, della 88 Films, qui non usano mettere l'artwork alternativo con il titolo originale, rimane sempre con il titolo tradotto in inglese. E anche in questo caso sinceramente preferisco l'artwork principale. Rimettiamolo al suo interno. E quindi queste sono le tre pellicole con protagonista Camille Keaton, protagonista ma in alcuni casi anche coprotagonista, in questo Camille Keaton in Italy Collection della Vinegar. Bene, quindi questo era il video unboxing dedicato a questa edizione da collezione della Vinegar Syndrome, dedicata ai tre film girati in Italia dall'attrice Camille Keaton. Io vi ringrazio di aver seguito questo video unboxing e noi ci vediamo molto presto per ulteriori video. Ciao a tutti!